Allora, salve a tutti. Oggi voglio presentarvi un nuovo tutorial su Pinnacle Studio 16. Voglio farvi vedere come si può effettuare una sovrapposizione di immagini praticamente con la trasparenza sulle tracce. Diciamo che è molto semplice. Io ho già preparato due clip sulla prima traccia e un altro sulla traccia superiore. È chiaro che se si vuole far vedere la clip sulla traccia inferiore, bisogna portarla su questo binario in pratica. Viceversa, si passa sotto e questo si passa sopra e si crea su questa la trasparenza. Noi diciamo che cerchiamo di fare la trasparenza su questa clip. La cosa è semplicissima, basta andarci sopra, cliccare con il tasto destro e aprire editor degli effetti. A questo punto si aprirà una finestra dove vediamo in questo video e non bisogna fare altro che andare su numero 4 KR praticamente e creare la trasparenza. Ora fin qui non si vede nulla. Per vedere la trasparenza sulla clip sottostante basta andare su questa iconcina qui e chiaramente spuntare mostra file multimodiali con transizioni e linea sottostanti, che sarebbe questo qui. Che cosa succede? Che praticamente subito vediamo qual è la forma della trasparenza che viene messa in sovraimpressione. Possiamo aggiustarla con questo livello, è praticamente quella più consona poi a noi, insomma, diciamo che per me va bene così, e diamo l'ok. Ora, praticamente che cosa succede? Che Pinnacle ci riporta alla schermata precedente. Vedete che qui esiste un bordino, quindi quando si va a vedere il filmato si vedono queste strisce nere. Io per evitare di vedere questa cosa così, perché a mio parere sembra anche un po' così antipatico, guardate. Basta cliccare sempre su ogni clip, ridimensionamento adatta, riempi, e questo praticamente l'abbiamo fatto sul clip sottostante. Lo andremo a fare anche sul clip che abbiamo sopra, così messo qua sopra, e andiamo a fare la stessa cosa, riempi. E non facciamo altro che praticamente aver fatto una sovraimpressione, un modo molto semplice di fare un effetto con Pinnacle Studio 16. Poi chiaramente questo è un programma dove ci saranno tantissime cose da spiegare. Adesso io vi ho fatto vedere questo piccolo tutorial, però ne farò degli altri e vi spiegherò come funziona la timeline, che qui è una novità assoluta, praticamente con la sorgente, la timeline, e la possibilità di vedere sia i clip che abbiamo qui sulla sinistra e sia quelli di destra, che sarebbe quella della timeline, quindi è una cosa diciamo molto comoda. Per adesso credo che sia tutto, alla prossima, arrivederci.